Buonasera e benvenuti dallo stadio Provini di Novara. Stiamo per assistere alla sintesi della finale dell'Italian Baseball Week tra Italia e Spagna. Italian Baseball Week, un torneo amichevole giunto alla quarta edizione. Ricordiamo, nelle precedenti tre edizioni ha sempre vinto la nazionale cubana. Quest'anno al via c'erano quattro squadre europee, oltre al paese Italia, paese organizzatore, c'erano appunto Spagna, Repubblica Ceca e Svezia. Dopo un girone all'italiana di sola andata si è giunti alla finale tra le prime due classificate, ovvero Italia, che è imbattuta, e la nazionale spagnola, che ricordiamo è allenata da Mauro Mazzotti, manager anche della Telemarket Rimini. Qui con la nostra sintesi siamo già al secondo inning, ancora sul punteggio di 0-0. Andiamo ora a elencare il line-up della nazionale italiana, che vede come lead-off Carlos Infante, a seguire Anthony Granato, Mario Chiarini, Peppe Mazzanti, Airo Ramos come battitore designato, Heidel Ciappelli, Stefano De Simoni, Simone Albanese e a chiudere Jack Santora. Vedremo poi successivamente anche lo schieramento difensivo. Va ora nel box, qui intanto vediamo inquadrato il lanciatore spagnolo Noguera, e va ora nel box, come stavo dicendo, Giuseppe Mazzanti, schierato in prima base questa sera. Secondo ball per il lanciatore mancino spagnolo Noguera. La Spagna è un paese emergente nel baseball europeo. Intanto vediamo la valida di Giuseppe Mazzanti, una rimbalzante al centro. Dicevo, della Spagna, paese emergente, ha un buon programma di sviluppo, un campionato nazionale di discreto livello, anche se le squadre non hanno ancora vinto a livello europeo, però hanno ottenuto negli ultimi anni alcuni buoni risultati. Il Barcellona tra l'altro è una volta arrivato nella Final Four dell'Eurocup. E intanto vediamo primo strike di Noguera su Airo Ramos, schierato come battitore designato. Novara ha ospitato anche alcune partite dell'ultimo mondiale. Memory dell'ottima organizzazione, probabilmente è stato facile assegnare a questa sede anche alcune partite dell'Italian Baseball Week, in questo caso anche la finale. Batte in foul Ramos. Chiede tempo, giocatore italo-venezuelano. Giocatori, come vedete, sono tormentati dagli insetti, essendo una zona abbastanza umida. C'è abbondanza di zanzare moscerini e qui intanto abbiamo un lancio pazzo.
Sentiamo lo speaker che Pepe Mazzanti raggiunge la seconda, anche se non l'abbiamo visto inquadrato, ma era abbastanza logico prevederlo. Eccolo là, il primo base italiano in seconda. Altra battuta in foul. Spagna che ha ben 4 giocatori che militano nel campionato italiano, non sono tutti in campo. Abbiamo Gutierrez del Grosseto e poi Leal, Hernandez e Perez nel Nettuno. Sul conto pieno Noghera. Alza una lunga battuta che va a depositarsi nella terra di nessuno. È una valida per Ramos e punto di Mazzanti. L'inquadratura sembrava molto alta la palla, ma evidentemente era la giusta lunghezza. Cade dove nessuno può arrivare e l'Italia incassa il primo punto. Andiamo ora al terzo inning. Intanto vediamo inquadrato il dugout azzurro. Ecco la nazionale italiana che si schiera in difesa, avete visto inquadrato Thiago da Silva schierato sul monte in questa prima parte di partita. Formazione italiana che vede in prima base Mazzanti, in seconda Jack Santora, in terza Infante, Granato come interbase, il trio di esterni De Simoni, Chiarini e Ciappelli. E da Silva che va a segno col suo caratteristico caricamento, riesce a nascondere molto bene la palla. Qui in battuta abbiamo visto inquadrato intanto Galvan che batte una rimbalzante su Infante che assiste in prima senza difficoltà. Galvano il primo eliminato. Ora in battuta Sanchez. Sanchez che è la seconda base e nono del lineup spagnolo.
per Da Silva. Due ball, uno strike. E va a segno Thiago con una strike centrale. Conto pieno, ha giudicato ball questo lancio. Ecco Thiago che stava cercando il grip sulla pallina per questo quinto lancio. Sesto lancio, scusate. E va a segno con la dritta Thiago Da Silva. È uno strikeout su Sanchez. Passiamo ora con la nostra sintesi al terzo inning, alla parte bassa del terzo, con la nazionale italiana in attacco. Aprirà questo inning il lead off Carlos Infante. Ecco inquadrato Infante, giocatore della UGF Bologna. Primo ball per il nuovo lanciatore della Spagna. Ed è eliminato il volo Infante dall'esterno sinistro. Scusate, mi ero sbagliato, il lanciatore è sempre Noguera. Avevo letto male il numero. Mentre va ora in battuta Anthony Granato, interbase della TIA San Marino. Che da pochi mesi ha ottenuto la cittadinanza italiana. Ricordiamo che Granato è stato tesserato da San Marino come straniero perché ancora non aveva ottenuto la cittadinanza, l'ha ottenuta successivamente. Mentre va su 3 ball e 0 strike Noguera. E Granato tiene la base ball con questo quarto lancio.
in battuta Mario Chiarini, ormai da anni colonna della telemarca Trimini. Va il pick-off Noghera, pick-off un po' blando, a dire la verità. Un altro pick-off. Battuta di Chiarini e va oltre le recinzioni, è il fuoricampo di Super Mario Chiarini, fuoricampo da 2 punti. Italia che passa con 2 per 3 punti a 0. Chiarini che completa il giro delle basi. Chiarini che ha visto subito dalla partenza della pallina, ha capito subito che aveva realizzato un fuoricampo. Rivediamo al replay l'impatto, e va altissima questa battuta di Chiarini. Va addirittura a toccare il palo dell'illuminazione. Questo qua è un fuoricampo veramente chilometrico. E ora in battuta Beppe Mazzanti. In ottica europei l'Italia ha un line-up abbastanza vario e anche potente, sicuramente temibile per tutte le squadre. Va intanto sulla situazione di un ball e 2 strike, Noghera. Valida di Mazzanti a destra, è un singolo per il giocatore del Nettuno. Intanto in battuta l'hai del Cepe, anzi scusate, Airo Ramos, e ho andato avanti di uno spot nel lineup. Due ball, 0 strike. Altissima anche la battuta di Ramos, che però rimane in campo, è facile presa dell'esterno centro Martinez, che va all'eliminazione.
Mazzanti che rimane in prima base. Ed è il secondo eliminato della formazione azzurra in questa ripresa. Tanto vediamo il catcher Navarro che va a discutere con il suo lanciatore. Evidentemente non solo lui ha rilevato problemi di controllo del proprio lanciatore. Vediamo anche Mauro Mazzotti che va proprio a fare la sostituzione. Esce dal campo Antonio Noguera. Entra José Cruz. Lanciatore destro. Così a prima vista sembra un lanciatore molto più veloce di Noguera, sia nel caricamento che come velocità di lancio, meno ovviamente nella fastball. Ecco qua al replay l'azione di lancio di Cruz. In battuta ora per l'Italia Laidel Ciappelli, giocatore nato a Cuba. Lunga anche la battuta di Ciappelli ed è fuori anche questa. È un altro fuori campo per la nazionale italiana, non il migliore esordio di Cruz sul monte. Fuori campo al primo lancio. Vediamo Mazzanti che va a toccare il piatto di casabase, Ciappelli che lo segue, un altro fuoricampo da due punti e l'Italia che passa con 2-5-0. Vediamo il replay, lancio di Cruz in mezzo al piatto e Ciappelli che si avventa sulla palla e la spedisce oltre le recinzioni di fondo campo. E anche questo abbastanza lungo come fuori campo, ha passato il tabellone. Vediamo l'inizio del quarto inning. Con Carlitos Richetti sul monte di lancio per l'Italia. Eccolo qua, lanciatore del Nettuno. Abbiamo visto al replay l'azione di lancio di Carlito Richetti. Ricordiamo anche che la Spagna è di fatto a livello di palmarès la terza forza a livello europeo. Ha vinto un europeo nel lontano 1955. Poi c'è stato un periodo, diciamo, di un po' di crisi. Negli ultimi anni è ritornata a ottenere buoni risultati, ha ottenuto addirittura 12 volte il terzo posto
ha ottenuto il terzo posto addirittura nelle ultime tre edizioni del campionato europeo. Oh, vieni quando vuoi, vieni quello che vuoi, perché... Nel nazionale che è sempre stata presente, diciamo non aveva mai avuto dei picchi, ma insomma sta confermando negli ultimi anni di essere un movimento comunque presente. Anche se sono stati dei buoni risultati negli ultimi anni di Grecia e Gran Bretagna, ma sembrano più degli episodi isolati. Europei che hanno visto il dominio ovviamente di Olanda e Italia. Gira vuoto intanto il sesto lancio di Richetti. Perez. E dopo questo primo eliminato andiamo al sesto inning. Che vede partire Carlos Infante. Punteggio che è ora sul 6-0. Al quinto inning c'è stato un altro punto dell'Italia ottenuto grazie a 4 base ball consecutive. Ecco qua il giocatore in campo. Vediamo Infante inquadrato. E sul monte di lancio Fernando Gutiérrez per la Spagna. Inquadrato Carlos Infante nel box di battuta. Mentre il catcher spagnolo va a discutere un attimo col proprio lanciatore. Forse qualche incomprensione sui segnali. Inquadrato Infante, altro giocatore che usa una vistosa protezione per il braccio. 2-0 strike, il conto.
3 ball, 0 strike. Segno col secondo strike del conto pieno, Gutierrez. Chiede tempo il battitore. Rimbalzante di Infante che va in foul. È una base ball per Infante. Devo correggermi ancora una volta, il lanciatore non era Gutierrez ma Sacramento. Che intanto lancia un altro ball. Problemi di controllo per Sacramento in questa fase. Su Anthony Granato, altro ball questo fuori abbondantemente dal piatto, non riesce a trovare la zona di strike il lanciatore spagnolo. Altro ball, sono 3 gli strike, 3 i ball scusate per sul conto di Sacramento ed è un'altra base ball. Anthony Granato va ad accomodarsi in prima, Infante scala verso la seconda, è un ingresso abbastanza negativo per il rilievo di Mazzotti che infatti va a dare il cambio al proprio lanciatore. Serata da dimenticare per Sacramento, una brevissima apparizione, 2 base ball, neanche un out. Ed eccolo inquadrato Gutierrez. Per favore, altrimenti. Ricordiamo che l'Italian Baseball Week servirà all'Italia e a tutte le nazionali presenti in questo torneo come preparazione agli imminenti campionati europei
che iniziano il 23 luglio, si giocheranno in Germania, nelle città di Stoccarda e Heidenheim e Neuenburg. Ovviamente Olanda gran favorita, che è detentore del titolo. Con l'Italia che cercherà di riprendersi questo titolo che manca ormai da parecchi anni. Altri possibili outsider possono essere forse la Spagna o probabilmente la Germania, che gioca anche in casa. Gran Bretagna e Grecia hanno qualche buon giocatore importato dagli Stati Uniti. Le altre squadre sembrano destinate a fare da comprimari, anche se il livello del torneo è salito negli ultimi anni, mentre Italia e Olanda nelle edizioni degli anni 80, degli anni 90 e anche degli anni 70 arrivavano costantemente in finale dopo una serie di vittorie per manifesto, comunque con punteggi larghi. Adesso si fa molta più fatica. L'Italia addirittura nelle ultime edizioni ha inanellato una serie di brutte prestazioni, mentre intanto vediamo la valida di Chiarini e il settimo punto di Carlos Infante. Vediamo la radente di Chiarini che tocca anche la gamba di Gutierrez. E Carlos Infante che arriva a punto. Come si sente dalla voce dello speaker, Boli il primo lancio su Joe Mazzucca, che ha sostituito Mazzanti in questo turno di battuta. E qui tenta il doppio gioco la difesa spagnola, ma non riesce. Viene eliminato comunque Chiarini in seconda. L'Italia con i corridori agli angoli. Quadrato il prima base della Spagna, Montiel. Anche Gutierrez non è nella serata migliore.
un'altra base ball per l'Italia. Airo Ramos va in prima base e Italia con le basi piene. In battuta l'Ai del Ciappelli con le basi cariche, tocca subito Ciappelli, una rimbalzante per il seconda base che non riesce a chiudere il doppio gioco. Ciappelli salvo per scelta difesa, viene eliminato il corridore in seconda, ma arriva a casa un punto per la precisione. Anthony Granato che è riuscito a correre sul cuscino di casa ed è il secondo punto della ripresa. Italia che ora si trova in vantaggio per 8-0. E viene eliminato, anche se lascia un po' perplessi questa chiamata dell'arbitro di prima. Sembrava salvo abbondantemente. Avagnina. Comunque, tant'è. Si chiude qui la sesta ripresa. Andiamo ora al settimo inning con la nazionale spagnola in attacco, nazionale spagnola che non ha ancora segnato un punto e non c'è arrivata neanche vicino, perché è stata proprio limitata a due sole valide nelle precedenze riprese, anzi tre, di cui due del lead off Febles. Noi vediamo se gli iberici riusciranno a rendere almeno onorevole questa che si preannuncia come una sconfitta. La Spagna vista fin qui, mentre intanto vediamo alcune delle azioni della partita. Spagna vista fino adesso non sembra una squadra capace di impensierire né Italia né Olanda, anche se poi vedremo in campo negli europei la storia potrebbe essere diversa. Eccoci qua, è iniziata la settima ripresa. Carlos Richetti sul monte di lancio. E va alla prima eliminazione. Al centro Ambrosino, subentrato Stefano De Simoni. Quindi Montiele il primo eliminato, va ora in battuta Riera, è entrato come pinch hitter al posto di Domero. Richetti che prende i segnali, va al lancio, bassa questa pallina di Richetti, va a toccare il piatto di Casabase.
un altro ball. Tre ball, uno strike, come vedete dalla nostra grafica. Corriera che batte una valida a destra con calma. Chiarini va in battuta Galvan, esterno sinistro. Abbiamo visto inquadrato Gio Mazzucca, che ha preso il posto di Mazzanti anche in difesa sul cuscino di prima. Gira vuoto Galvan, sono 0 ball e 2 strike. Batte in foul Galvan. E va a segno con la dritta Carlos Richetti. Strikeout. Secondo eliminato della Spagna. Va ora in battuta Castillo, altro pinch hitter che sostituisce Sanchez. Strike, la breaking ball di Richetti. Un'altra breaking ball, ma questa volta fuori dalla zona di strike. Un ball, uno strike. E un altro strikeout di Carlos Richetti. Grande serata per Richetti, che finora ha realizzato ben 7 strikeout in 4 inning di lavoro. Nazionali che vanno al cambio di campo, visibilmente soddisfatto il dugout italiano, ormai vicinissimo alla prima vittoria nell'Italian Baseball Week. E ora vediamo sul monte di lancio Rodrigo Fente. In questa parte bassa della settima ripresa. In battuta Simone Albanese.
tocca lungo albanese che va contro le recinzioni. Ed è un doppio per il ricevitore della TR San Marino. Vediamo swing di albanese che manda la palla proprio dritto in fondo al campo. Poco da fare per gli esterni. In battuta Jack Santora, interno del Rimini. Tocca lungo anche Santora, ma è un'eliminazione al volo. Punteggio è largo e i giocatori adesso vanno tutti per vanno tutti di potenza, cercano tutti la battuta lunga, colpo risolutore. Ci sta. Primo strike su Carlos Infante. Grande Italia! Line up che ricomincia. Vediamo Infante alza un lungo pop appena fuori dal diamante, ma facile l'eliminazione al volo. Va nel box Anthony Granato. Primo lancio di Fente su Granato. Chiaramente ball invece questo secondo lancio. Granato è stato uno dei punti di forza del San Marino in questa stagione. Speriamo faccia valere le sue doti anche in nazionale. Ed è una valida per Granato, arriva a casa albanese ed è il nono punto. Granato che va salvo in prima, e attenzione perché basta ora un punto per chiudere la partita per manifesta inferiorità. Vediamo il replay, lo swing di Granato. Una linea a sinistra imprendibile per la difesa. Tanto pasticcia anche un po' l'esterno sinistro. Non credo potesse impedire il punto, anche se una presa migliore, un braccio migliore magari avrebbero tentato un out a casa. Comunque intanto va nel box Mario Chiarini.
Fente va sui due strike a zero. Chiarini che chiude la partita.